del servizio pubblico radio-televisivo e della binaria proposta di legge numero 420, 2846, 2922, 2924, 1931, 1942. Aperto lo schema recante la ripartizione dei tempi pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 15 ottobre 2015, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. Le Commissioni Cultura e Trasporti si intendono autorizzate a riferire oralmente. Facoltà di intervenire la relatrice per la maggioranza, per la Commissione Cultura, onorevole Bonaccorsi. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Riferisco anche a nome del collega Peluffo sull'ampio e denso dibattito che si è svolto presso le Commissioni Cultura e Trasporti sulla riforma dei modi di direzione e gestione della RAI, la cosiddetta governance. Non ripercorrerò in questa sede i dettagli dell'esposizione che ho svolto nelle Commissioni riunite lo scorso 16 settembre. Rammento soltanto che è stata ben presente la discussione l'importanza del servizio pubblico radiotelevisivo come garanzia in una società democratica del pluralismo dell'informazione e dell'effettivo esercizio del diritto a essere informati. Il tema del servizio pubblico, infatti, si inquadra entro l'ambito dell'articolo 21 della Costituzione, che, come ben sappiamo, prevede il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero. Sebbene questa legge sia solo un primo segmento di riforma dell'intero sistema radiotelevisivo, non solo noi relatori e il Governo, ma a quanto ho potuto constatare dal dibattito presso le Commissioni riunite, tutti i gruppi parlamentari annettono alla governance della RAI una grande importanza. In questo senso credo quindi che si possa smentire l'argomento per cui si tratterebbe di una leggina o comunque di un'occasione mancata. Costruire il servizio pubblico del futuro, perché è questo che abbiamo l'ambizione di fare, significa porre le condizioni per una governance che accompagni la trasformazione della RAI da broadcaster a media company, capace di essere presente e produrre contenuti per tutte le piattaforme, che sappia tenere conto delle enormi trasformazioni che hanno attraversato il sistema dei media audiovisivi e radiofonici di questi anni. Un servizio pubblico con una particolare attenzione all'innovazione tecnologica, quindi. Maggioranza e Governo hanno inteso affrontare un problema vero, denso di implicazioni, ciò che peraltro è testimoniato dalla notevole mole di emendamenti che sono stati presentati e sui quali, con schiettezza, i vari gruppi parlamentari si sono confrontati. Ricordo anche che il 29 settembre 2015 si è svolto un supplemento di audizioni informali che si è quindi aggiunto all'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Trasporti della Camera, durata quasi un anno, e a quelle svolte dalla Commissione referente al Senato. Il provvedimento si compone formalmente di 5 articoli, il primo dei quali modifica l'articolo 45 del decreto legislativo 177 del 2005, la cosiddetta legge Gasparri. La più importante modifica in tale contesto concerne la durata del contratto di servizio, che da triennale diviene quinquennale. Gli articoli 2 e 3 della legge, invece, contribuiscono a tratteggiare il nuovo volto degli organi di direzione della RAI. Il consiglio di amministrazione passa da 9 a 7 membri. E si prescrive che la sua composizione debba favorire l'uguaglianza di genere e un adeguato equilibrio tra componenti di elevata professionalità e comprovata esperienza nell'ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale. Devono essere evitati i conflitti di interesse ed è vietato, come ovvio, il cumulo di cariche nella RAI e in società concorrenti. Il nuovo articolo 49 del decreto legislativo 177 prevede una serie di cause di ineleggibilità legate ad attuali o recenti cariche politiche, sia nel governo sia nelle assemblee elettive, e una serie di stringenti requisiti di onorabilità, tra cui, mi piace segnalare, anche quella che riguarda l'assenza di provvedimenti di prevenzione antimafia di cui al decreto legislativo 159 del 2011. I componenti del CDA sono eletti due dalla Camera e due dal Senato, con un voto limitato a un solo candidato. Uno è designato dall'Assemblea dei dipendenti RAI, due sono indicati dall'azionista su proposta del MEF. Queste nuove modalità di nomina dei membri del CDA assicurano la preponderanza dei membri di nomina parlamentare, coerentemente con i principi evidenziati nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Durante l'esame in commissione è stato chiarito che i membri di elezione parlamentare presentano le loro candidature entro 20 giorni dalla nomina, dopo che un apposito bando sia stato pubblicato sui siti internet delle Camere e della RAI, almeno 30 giorni prima della nomina. La revoca dei componenti del CDA può avvenire opera dell'Assemblea dei soci, ma diviene efficace solo se successivamente oggetto di una valutazione favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, che quindi si esprime con un voto.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato tra i suoi membri, sempre che abbia poi riportato il parere favorevole della Commissione di Vigilanza, con la maggioranza qualificata di 2/3. A sua volta il Consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, su proposta dell'Assemblea dei soci. Tale carica è triennale. Il nuovo articolo 49,10 della legge Gasparri elenca in dettaglio le funzioni dell'amministratore delegato. Riteniamo infatti che la prima condizione per valorizzare il ruolo industriale della RAI è quello di dotarla di una guida chiara, riconosciuta, trasparente, efficiente, responsabilizzata. Un capo azienda che sia in grado di prendere le decisioni e di essere chiamato a risponderne. Serve una guida manageriale vera, come quella di ogni altro player internazionale. Un emendamento approvato in sede referente dalle commissioni ha portato ad attribuire all'amministratore delegato il potere di nomina dei dirigenti di primo livello, con la precisazione che per i direttori di rete, di canale e di testata il parere del CDA è obbligatorio. Per i direttori di testata, inoltre, il parere è anche vincolante, se è espresso a maggioranza dei 2/3. L'amministratore delegato propone altresì al Consiglio di amministrazione il piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, con il quale la RAI deve conformarsi alle più ampie forme di pubblicità e trasparenza, sia sulle proprie scelte di investimento e di produzione, sia sulle professionalità, sia interne che esterne, di cui si avvale. In conclusione, voglio dar conto di alcune questioni su cui si è esercitata la dialettica presso le commissioni, legate essenzialmente alla prossima scadenza della concessione del servizio alla RAI. È noto infatti che la concessione del servizio radiotelevisivo alla RAI scade il 6 maggio 2016. E quindi sarà necessario provvedere non solo al rinnovo, ma anche alla stipula di un nuovo contratto di servizio. Da questo punto di vista, il gruppo SEL, e penso in particolare alla collega Pannarale, ha presentato un emendamento volto a contemplare una procedura di consultazione pubblica che preceda il rinnovo della concessione. L'onorevole Peluffo ed io, in qualità di relatori, abbiamo chiesto alla collega di ritirare l'emendamento per riflettere sulla riformulazione, perché stiamo riflettendo, scusate, sulla formulazione di un atto di indirizzo che possa venire incontro a questa sollecitazione. È stato anche avanzato il tema di un congruo periodo che deve intercorrere tra il rinnovo e la scadenza effettiva, così da non costringere le parti a lavorare con il fiato sul collo, addirittura a rendere necessaria la proroga della concessione. Si tratta di un emendamento del collega Vacca. Anche in questo caso avevamo chiesto il ritiro dell'emendamento, che viceversa è andato ai voti ed è stato respinto. I colleghi della Lega Nord hanno posto con intelligenza e sensibilità invece il tema dell'emittenza locale. Anche qui, d'intesa con il Governo, come relatori abbiamo chiesto il ritiro dell'emendamento, perché a tale materia verrà dedicata un'attenzione specifica in altra sede. Un'altra serie di emendamenti ha interessato i contenuti della programmazione della RAI. Penso per esempio agli emendamenti relativi all'educazione sentimentale, a quelli volti a prevedere il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo. Da questo punto di vista, come relatori, pur condividendone in pieno il merito, abbiamo ritenuto che si trattasse di materia riservata al contratto di servizio e non alla legge. Abbiamo quindi invitato i colleghi a ritirare gli emendamenti e a presentare ordini del giorno di istruzione al Governo. Da ultimo, ma non per importanza, affronto il tema dell'applicazione alla contrattualistica della RAI delle regole del codice degli appalti. Desidero chiarire come né il collega Peluffo né io nel Governo abbiamo in mente una RAI che operi in uno spazio vuoto di diritto e in modo arbitrario. Certo è però che la RAI si confronta su un mercato molto difficile e con una concorrenza agguerrita, sicché la sfida da affrontare è quella di coniugare rapidità, tutela della specificità culturale e sensibilità aziendale da un lato, con trasparenza, piena legalità e contendibilità del mercato dall'altro. Mi sto riferendo evidentemente all'articolo 3 del provvedimento, che introduce nel testo della Gasparri un articolo 49-ter, che ha incontrato sia i rilievi dei colleghi che hanno presentato diversi emendamenti, sia anche delle commissioni in sede consultiva, in particolare la Commissione Ambiente e la Commissione per le politiche dell'Unione Europea. Hanno legittimamente rimarcato come le deroghe consentite alla RAI al codice degli appalti devono essere le più circoscritte e motivate possibili. In sede referente non c'è stato tempo per farci carico in modo conclusivo di queste preoccupazioni, ma preannuncio che anche d'intesa con il Governo stiamo ragionando su un emendamento che possa fungere da sintesi su tali questioni. Abbiamo di fronte quindi un percorso articolato che comincia oggi con il rinnovo della governance e che proseguirà con la riforma del canone, con il rinnovo della concessione e del contratto di servizio. Un compito importante per mettere RAI nelle migliori condizioni per informare, educare e divertire, come diceva uno dei padri della BBC. Voglio dare atto, e concludo,
A tutti i colleghi delle due commissioni di aver partecipato con attenzione e intelligenza ai lavori e auspico che il clima complessivamente collaborativo possa perdurare anche nel corso dell'esame in Assemblea. Grazie. La ringrazio, onorevole Bonaccorsi. Ha facoltà di intervenire il relatore per la minoranza, onorevole Roberto Fico. Prego. Grazie Presidente. Il testo all'esame delle commissioni di merito della Camera avrebbe richiesto profondi e radicali interventi di riequilibrio. Del resto, all'indomani dell'approvazione della riforma in prima lettura, gli esponenti dei gruppi parlamentari di opposizione, nonché alcuni esponenti della maggioranza, si erano dichiarati pronti a intervenire sul testo, rivendicando la propria autonomia. A dispetto delle intenzioni, il lavoro svolto in sede referente è stato, senza mezzi termini, frustrante ed avvilente. Gruppi di opposizione che, nonostante i numerosi emendamenti presentati, non hanno partecipato ai lavori delle commissioni riunite. Governo e relatori saldi nel proprio atteggiamento di chiusura e indisponibilità al confronto, nonostante la delicatezza della materia e i nodi cruciali da affrontare, sollevati anche da autorevoli costituzionalisti. Infine una maggioranza evidentemente più ampia di quella ufficiale, che ha respinto qualsiasi emendamento.